E in questa puntata dichiariamo guerra a quello che ritengo sia un mito molto dannoso che ha già fatto troppe vittime e troppi danni. Ma prima di entrare nel cuore della nostra puntata di Impact Girl, ti invito ad iscriverti al canale YouTube, non soltanto cliccando sul pulsante iscriviti, ma anche attivando la campanellina che trovi accanto, perché questo è l'unico modo in cui YouTube ti aggiornerà ogni volta che esce un nuovo video. Ma torniamo a noi. Il mito che andiamo a smantellare oggi è il cosiddetto mito del go big or go home, o spacchi o vai a casa. Quell'idea che bisogna pensare così in grande ogni volta perché valga la pena fare uno sforzo. Ora, non fraintendermi, sono una grande fan dei grandi obiettivi, ma se da una parte ambire ad una crescita personale o professionale enorme è sicuramente ammirevole, dall'altra parte rischia di diventare una trappola se ci impedisce di pianificare in modo realistico come quando arriviamo alla meta. Ambire a raggiungere un'entrata costante di 10.000 euro al mese come consulente prima di aver trovato il tuo primo cliente può rivelarsi scoraggiante. In questo caso, l'obiettivo così audace non ci aiuta a trovare la motivazione, anzi, quando poi cominciamo a sporcarci le mani e a razionalizzare tutto quello che c'è da fare per riuscirci, finiamo per rinunciare. Anche perché quando l'obiettivo che abbiamo in mente è troppo lontano dalla realtà attuale, da dove partiamo, c'è così tanta incertezza nel mezzo che finiamo per aspettarci sempre il peggio ad ogni curva. Non è un modo ideale di procedere. Un approccio molto più efficace, che ci aiuta a non perdere la motivazione quando ci muoviamo verso grandi obiettivi, è suddividerli in tanti micro traguardi. L'obiettivo di darci dei micro obiettivi, scusa il gioco di parole, è duplice. Non solo aiuta a crescere la sicurezza in te stesso, l'idea che hai le carte per farcela, ma eventuali imprevisti saranno tanto piccoli quanto i traguardi che ti sei dato e dunque meno spaventosi. La sicurezza in noi stessi non è qualcosa con cui nasciamo, è qualcosa che alleniamo. Non è che sei sicuro e quindi agisci. È che con piccole azioni continue costruisci la tua banca dell'autostima, un deposito dopo l'altro. Mi piace pensare che la sicurezza in noi stessi equivalga alla nostra capacità di fidarci di noi. Fidarci di noi stessi non significa pensare ingenuamente che tutto andrà sempre come vogliamo. Significa però accumulare sufficienti prove nel tempo del fatto che quando diciamo che faremo qualcosa, la facciamo davvero. Anche se poi il risultato non dovesse essere quello che speravamo, anche se dovessimo fallire. Con il tempo, voltandoti indietro, vedrai tutta una serie di piccole azioni coraggiose che hai intrapreso, al di là di come possono essere andate le cose, e lì saprai che puoi farcela, perché puoi fidarti di te. E questa, a mio avviso, è l'unica strada per diventare più sicuri, o almeno quella più efficace che ho trovato finora. Costruisci sicurezza un mattone dopo l'altro, un'azione alla volta, impegnandoti a fare quello che ti sei ripromesso di fare. Tornando quindi ai nostri piccoli obiettivi, la domanda diventa: quanto piccolo dovrebbe essere un micro obiettivo per non essere troppo piccolo? Un approccio molto utile che uso da tempo, a livello soprattutto professionale, ma non solo, consiste nello scomporre un grande obiettivo in tre sottocategorie. È molto utile, a prescindere da quello che ti sei prefisso di fare, per trovare la giusta via di mezzo tra micro obiettivi e grandi traguardi. Così non dovrai più temere di stare inseguendo qualcosa di troppo piccolo o insignificante, ma nemmeno di così ambizioso da restarci sotto. Le tre sottocategorie si chiamano obiettivo minimo, cioè un obiettivo che puoi raggiungere quasi ad occhi chiusi, obiettivo target, un obiettivo che ti entusiasma a procedere, ma richiede un piccolo sforzo in più. E poi c'è l'obiettivo straordinario, questo è l'obiettivo più alto, quello che adesso come adesso sembra un pochino impossibile, ma che un giorno forse. Facciamo un esempio pratico, immaginiamo di voler partire da zero con un progetto imprenditoriale sul web. Se il nostro primo prodotto costa 97 euro, un obiettivo minimo potrebbe essere raggiungere 500 euro, un obiettivo target 1000 e un obiettivo straordinario dai 5000 in su. Non raggiungere l'obiettivo straordinario non sarà mai percepito dalla tua mente come un fallimento, ed è questa la cosa fichissima, ma semplicemente come una meta plausibile tra qualche tempo, anche se non subito. C'è un detto che dice: la maggior parte delle persone sopravvaluta quello che può fare in un anno e sottovaluta quello che può fare in 10 anni. Scomporre e programmare i nostri obiettivi rappresenta il miglior antidoto contro il senso di sovraccarico, a patto che ci diamo il giusto tempo per raggiungerli. L'ambizione è sicuramente qualcosa di molto utile, ma quando è unita alla fretta e all'impazienza si rivela più dannosa che altro. Ti lascio allora con un invito finale.
Pensa ad un grande obiettivo, qualcosa che hai in mente da molto tempo. Potrebbe essere qualcosa che pensi da tempo di iniziare, ma che ti spaventa la sola idea di cominciare, oppure qualcosa che hai provato ma è fallito e lì ti sei fermato. Ora rifletti su come potresti scomporre questo grande obiettivo in piccoli step, secondo la regola del minimo target straordinario. Quindi prenditi qualche minuto per buttare giù qui sotto i commenti che cosa il tuo piano d'azione prevede per riuscire a scalare questa montagna. Non te ne pentirai, te lo prometto. Naturalmente, se stai guardando questa puntata dal canale YouTube, lasciami un thumb up o un cuore qui sotto nello spazio dei commenti per farmi capire che questa puntata ti è stata utile. E lo stesso se stai guardando o ascoltando l'episodio dal sito biz-academy.it/podcast. Se invece stai ascoltando la puntata da Spreaker, Spotify o iTunes, ricorda di condividerla subito con tutti i tuoi amici. Because sharing is caring. Questo è tutto per oggi, tribù. Se far crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora parte di Biz Academy, ti invito anche a visitare il sito bizacademy.it per unirti alla nuova Business Academy italiana, tutta al femminile. Noi come sempre ci vediamo o sentiamo alla prossima puntata di Impact Girl.